La Ritratti di Santi di Padre Antonio Sicari Carmelitano Scalzo San Giovanni della Croce Nel 1542 quattro anni prima della morte di Lutero e tre anni prima che si apra il concilio di Trento, a Fontiveros, una cittadina della Castiglia, nasce Juan de Yepes, che incarnerà nella sua vita e nel suo messaggio la risposta, non unica, ma certo una delle più profonde e radicali, che Dio vorrà dare agli uomini turbati di quella seconda metà del secolo XVI. Sarà chiamato il dottore mistico e ci lascerà la più alta poesia d'amore della letteratura spagnola. Parliamo di risposta profonda, tanto che, a leggere la biografia di questo santo e i suoi scritti, a malapena uno si accorgerebbe che la chiesa del suo tempo sia lacerata dalla crisi protestante e da altre crisi. Non vi si trova nulla del fatto che in Francia si stiano intanto combattendo le più feroci guerre di religione, nulla della contraddittoria espansione europea nel nuovo mondo, quasi nulla dell'azione repressiva della Inquisizione spagnola, quasi nulla degli accesi dibattiti conciliari e postconciliari sulla riforma del clero e dei religiosi. Tutti temi che invece coinvolsero fino al pianto Teresa D'Avila, più vecchia di lui di quasi trent'anni, la quale lo scelse come suo primo collaboratore nella riforma del vecchio ordine carmelitano. Giovanni de Yepes, che poi si vorrà chiamare Della Croce, sembra vivere altrove. Egli è ben incarnato nella vita di tutti i giorni soprattutto in quella della povera gente. Amava lavorare come manovale coi muratori che costruivano e aggiustavano i piccoli conventi dove egli si trovava ad abitare. Egli è ben incarnato nella vita del suo ordine religioso in cui fu quasi sempre superiore ed educatore. È ben incarnato soprattutto nella direzione spirituale di chi si rivolgeva a lui per essere aiutato a convertirsi e ad amare Dio con tutto il cuore. Ma egli è invece altrove rispetto a quelle gravi questioni nelle quali ci aspetteremmo di vederlo protagonista. Tentiamo di dare subito una certa chiave di lettura della sua personalità e della sua opera rifacendoci alla Sacra Scrittura. Riferimento che è molto più essenziale e prezioso di quanto non appaia a prima vista. Ogni cristiano sa che la Bibbia contiene il racconto della storia della salvezza, cioè la storia dell'amore felice con cui Dio ha creato l'uomo come sua immagine, la storia dell'amore misericordioso con cui Dio si è poi chinato sulla sua creatura peccatrice, ristabilendo con lei un'alleanza prima con alcuni amici, Abramo, i patriarchi, Mosè, poi con un intero popolo. La storia della venuta del figlio stesso di Dio come sposo di tutta l'umanità, la quale deve progressivamente diventare sua chiesa, nata dal suo costato ferito sulla croce e destinata ad aderire sempre più coniugalmente a lui. Tutta la storia sacra è avvolta perciò in un simbolismo sponsale che è più reale della realtà. Tanto che nel cristianesimo è piuttosto l'amore dell'uomo e della donna che diventa sacramento, cioè segno efficace, cioè simbolo incarnato di un amore più grande. L'amore sponsale di Cristo per ogni creatura è la realtà. Ogni altro amore è soltanto... Accenno, segno. Questo ci dice la fede cristiana. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio in Lui. Che cosa dunque troviamo noi nei molteplici libri della Bibbia? Troviamo la storia del rapporto delle creature con Dio, storia intessuta con tutti gli ingredienti della vicenda umana. Nascite e morti, avventure e disavventure, paci e guerre, sofferenze e gioie, colpe ed espiazioni, costruzioni e rovine, successi e fallimenti, tutto c'è nella Bibbia. E i protagonisti sono uomini di ogni genere e ogni volto. Re, profeti, guerrieri e sapienti, ricchi e poveri, santi e peccatori, uomini celebri e gente qualunque. Eppure tra tutti gli altri libri della Sacra Scrittura ce n'è uno particolare, unico nel suo genere, messo lì come un cuore dal quale sono spiegati e vivificati tutti gli altri libri, tutti gli altri avvenimenti. È il Cantico dei Cantici. Ma se uno prende tra le mani questo libro e lo legge attentamente, che cosa vi trovo? Una lunga e bellissima poesia d'amore. Può essere il racconto realistico dell'amore di due giovani. Può essere il poema simbolico dell'infinito amore di Yahweh per il suo popolo eletto. Può essere l'annuncio del figlio di Dio incarnato che viene per donarci tutto se stesso, il suo stesso corpo eucaristico. Comunque, il Cantico dei Cantici è dentro la nostra Bibbia e illumina tutto sia l'Antico che il Nuovo Testamento, e bagna tutto con la sua luce, risolve nella bellezza ogni dramma. Qualcosa di simile, molto più simile di quanto a prima vista non sembri, è ciò che Dio ha chiesto a Giovanni della Croce in quel momento cruciale, veramente unico nella storia della Chiesa. Gli ha chiesto di comporre un vero rifacimento e prolungamento del cantico dei cantici. Ma per ottenere questa attualizzazione biblica Dio gli fece rivivere quel poema nella sua particolarissima vicenda umana, che fu anch'essa una vicenda d'amore, simile per imitazione e partecipazione a quella di Gesù Crocifisso. A questo punto abbiamo già detto ciò che è essenziale, ci resta solo da raccontare. Di solito i biografi non sottolineano abbastanza il segno contenuto nella nascita di questo grande mistico. Quando Dante volle descrivere un poema eterno e universalmente pregnante e significativo, fece una scelta coraggiosa. Avrebbe dovuto quasi necessariamente scriverlo in latino. Che allora era considerata lingua perpetua e non corruttibile, e invece tentò la grande impresa di esprimere l'intera sua conoscenza della realtà in lingua volgare, giustificandosi così. Questa mia cara lingua materna fu elemento di unione per i miei genitori che in essa parlavano. Come il fuoco prepara il ferro per il fabbro che ne fabbrica poi il coltello, così la lingua materna ha partecipato alla mia nascita ed è con causa del mio essere. Qualcosa di assai simile dobbiamo dire per la lingua della poesia d'amore, anch'essa unica nel suo genere, che sarà propria di un religioso schivo, umile, non appariscente mortificato ai limiti dell'incredibile. Il cantico dei cantici che Giovanni della Croce prolungherà nel tempo della Chiesa comincia dunque già nella sua casa materna. Materna, proprio perché al padre è stato tolto il diritto di dare una casa ai suoi figli. Gonzalo degli Epes, il papà di Giovanni, è un giovane di nobile origine toledana che si dedica al commercio della seta allora molto fiorente. Nei suoi viaggi d'affari incontra una giovane e bella tessitrice orfana e povera, Caterina Alvarez. Se ne innamora e la sposa contro la dura volontà dei suoi ricchi parenti che lo diseredano. Così Gonzalo diventa anche gli Poverissimo, tanto che è lei a doverlo accogliere nella sua umile casetta e che deve insegnargli il mestiere. Nascono tre bambini. In casa c'è un affetto e una pace commoventi, ma anche una povertà che sfiora l'indigenza. Poco dopo la nascita di Giovanni, il papà si ammala gravemente e in due anni di malattia, se ne vanno anche gli ultimi risparmi. Rimasta vedova con tre bambini, Caterina non ha neppure di che sfamarli. A piedi, con due piccoli e portando ancora al braccio Giovanni, mendicando, fa un viaggio di 36 leghe verso Toledo per chiedere aiuto ai ricchi parenti del marito. Non ottiene nulla. Così l'infelice famigliola riprende la sua povera vita trasferendosi successivamente in centri abitati sempre più grandi, dove è più facile avere qualche aiuto. Francesco il Maggiore è cresciuto e comincia a dare una mano. Il secondo genito Luigi muore di stenti. Giovanni viene mandato in un collegio per orfani in cui può cominciare a studiare e fa contemporaneamente l'inserviente in un ospedale per Sifilitici a Medina del Campo. Finalmente la povera famiglia comincia un po' ad assestarsi e subito si apre alla carità verso i più poveri di loro, compresa l'accoglienza in casa, fino alla morte, di un bimbo abbandonato. Il racconto ha dovuto essere molto rapido, ma dobbiamo cercare almeno di sentire quella sconvolgente atmosfera in cui il piccolo Giovanni impara a respirare. Atmosfera impregnata d'amore e sofferenza, di intima ricchezza e di esteriore povertà. Non però un amore che faticosamente s'accorda con la sofferenza e la povertà, ma un amore ricco come quello del padre, che si è fatto povero per amore ed è stato a sua volta arricchito dalla povertà e dall'amore della madre, fino a generare il cuore dei figli, per i quali ricchezza e povertà, amore e sofferenza non riusciranno più a sciogliersi dal nodo misterioso che li unisce. E questo non vale solo per Giovanni, ma anche per Francesco, il fratello maggiore che Giovanni amerà sempre più di ogni altra persona al mondo e che diventerà anche egli santo, anche se meno noto. E morirà molto vecchio, a 77 anni, carico anche egli di virtù e di miracoli. Negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza Giovanni possiede già umanamente e spiritualmente il bagaglio inizialmente sufficiente alla singolare vocazione a cui Dio lo ha predestinato. Un grande critico letterario, Damaso Alonso, commentando la poesia di Giovanni della Croce, si è chiesto se il suo linguaggio e la sua sensibilità abbiano potuto essere così intensi senza che egli nella sua giovinezza si è stato almeno qualche volta colpito da due begli occhi di bimba, e ciò per concedere alla sua visione mistica anche un certo realismo affettivo terreno. Ma forse il critico ha dimenticato che nella storia di Giovanni della Croce, il fascino di due occhi che innamorano e che esigono tutto, era proprio la storia da cui la sua famiglia stessa era nata. Qualcosa del cantico dei cantici era stato ripreso nella giovinezza dei suoi genitori e apparteneva, per così dire, alla sua lingua materna. Quando Giovanni ebbe ventun anni, tutta l'esperienza d'amore, di povertà e di intelligenza di cui si era nutrito, si concretizzò per lui nella vocazione carmelitana, scelta di concentrarsi su Dio nella preghiera e nella mortificazione, e occhi che guardano la Vergine del Carmelo come modello dolcissimo e materna mediatrice di ogni grazia. Dell'educazione che riceve in convento ciò che più troverà eco nella sua vita e certo l'indicazione contenuta in un testo classico della spiritualità dell'ordine che dice se vuoi nasconderti nella carità e giungere alla meta del tuo cammino per bere al torrente della contemplazione, devi evitare non solo ciò che è proibito, ma anche tutto ciò che ti dà impedimento per un amore più ardente. Gli anni successivi trovano dunque Giovanni divenuto religioso e studente di filosofia e teologia alla splendida Università di Salamanca. Lo studio affascina la sua intelligenza acuta e argomentativa, mentre la preghiera e l'ascesi lo affinano interiormente e fisicamente. Ha scelto per sé una cella piccola e buia. Solo perché ha una finestrella che guarda sul presbiterio della chiesa e vi passa lunghe ore assorto nella contemplazione del tabernacolo. La vita universitaria eccessivamente chiassosa non si concilia invece con le esperienze d'amore di croce in cui Dio l'ha fatto nascere e che egli sente ormai come irrinunciabili. Poco prima d'essere ordinato prete, ha quasi deciso che la sua vocazione tende verso la totale clausura contemplativa della vita certosina e sta per cambiare ordine. Ma proprio allora incontra Teresa D'Avila. Siamo nel 1567. La affascinante monaca carmelitana ha 30 anni più di lui. Ha alle spalle una lunga esperienza di tormenti interiori e di ricerca vocazionale che si è ormai placata da alcuni anni. Da quando, cioè, ella ha cominciato a riformare i Carmeli femminili, immaginandoli e creandoli come piccoli paradisi in terra, dove vive la compagnia dei buoni, di coloro, cioè, che si aiutano reciprocamente a vedere Dio fin da questa terra con gli occhi limpidi della fede e col fuoco della reciproca carità che si innalza verso il cuore stesso di Dio. Monasteri che si assumono il compito di essere e restare nel cuore della Chiesa e del mondo, là dove si prega, si soffre, si lotta, si ama per tutti e al loro posto. Teresa ha intenzione di estendere la sua riforma al ramo maschile dell'ordine, anzi considera questa impresa ancora più importante della prima, perché gli uomini potranno legare assieme la contemplazione, quell'esistenziale collocazione di sé nell'amore e nella croce, e la missione, il lasciarsi inviare da Cristo là dove la Chiesa ha più bisogno di essere aiutata e sorretta. Giovanni accetta di condividere l'ideale e il destino di lei. Torna a Salamanca per completare gli studi prima di essere ordinato prete e intanto Teresa cerca il modo di poter avere un conventino per i primi carmelitani riformati. È lei stessa che taglia e cuce per Giovanni della Croce il povero abito di lana grezza. La nuova vita comincia ad Uruelo tra un gruppetto di case coloniche così sperduto nella campagna che Teresa, la prima volta, ha dovuto girare un giorno intero per riuscire a rintracciarlo. Hanno adattato un vecchio edificio. Il coro è nel solaio dove si può entrare e restare solo chinati. Il portale è stato trasformato in cappella. Due cellette sono agli angoli del coro, così basse che si tocca il tetto con la testa. Una cucinetta divisa a metà serve anche per refettorio. Dovunque alle pareti ci sono croci di legno e qualche immagine di carta. Il padre Giovanni ha piantato sul terreno antistante una grande croce visibile da molto lontano a chiunque si incammini verso di loro. Qui gli eremiti vivono in una incredibile austerità. Ma tutto è avvolto da un'ultima e profonda tenerezza che si nutre di lunghe preghiere così intense che quasi non si accorgono nemmeno di pregare. Da lì vanno poi a predicare e a confessare i contadini delle borgate vicine, privi di ogni assistenza religiosa. Quando Teresa va per la prima volta a trovarli, si commuove. E il conventino le sembra, a suo dire, il portichetto di Betlemme. Per Giovanni è come se si fosse ricostituito, questa volta per scelta e decisione, l'ambiente dell'infanzia, dove ancora l'amore si abbraccia con la sofferenza e la povertà liberamente accettate. E c'è una tale sintonia tra le due esperienze che per un certo periodo Giovanni, Chiama i suoi parenti a vivere con loro. Mentre i frati sono a predicare, la mamma Caterina prepara il povero cibo della comunità, il fratello Francesco rassetta le camere, i letti e sua moglie Anna lava i panni. Fu in senso proprio una nascita per il Carmelo immaginato e voluto da Santa Teresa e gli eremiti vi fecero un'esperienza tanto ricca e profonda quanto era necessario per sostenere per sempre la nuova vita. Non possiamo qui seguire tutto l'evolversi di questa storia che presto divenne complessa e sofferta. Allora i frati che volevano riformarsi incontravano spesso il rancore e le resistenze di quelli che ritenevano di non aver bisogno di alcuna riforma come spesso avvenne nella chiesa e da parte loro i riformati non avevano altrettanto spesso troppa pazienza dobbiamo giungere subito al cuore della nostra storia è la fine del 1577 da quasi cinque anni Giovanni della Croce vive ad Avila Santa Teresa nominata forza priora di un grande monastero di suore carmelitane non riformate, quello stesso monastero da cui lei si era un giorno separata. Santa Teresa chiama dunque Giovanni della Croce accanto a sé per farsi aiutare in una vera opera di rieducazione spirituale. I due lavorano assieme e il turbolento monastero dove vivono più di 130 suore diventa pian piano quello che doveva essere una casa di preghiera e di carità, ma diventa anche, per la presenza dei due grandi riformatori, il luogo dove si fissano i rancori di chi considera i riformati degli avventurieri inquieti e disobbedienti. In quel tempo l'esercizio dell'autorità è molto contestato e controverso. C'è il Nunzio, che agisce a nome del Papa. Ma c'è anche il rappresentante del generale dell'ordine, i cui poteri sono ugualmente confermati dalla Santa Sede. E poi ci sono i consiglieri e i rappresentanti del re Filippo II, che agiscono anche loro in base a consuetudine e privilegi dati da Roma. A un certo punto non si sa neppure chi abbia il potere di comandare e chi debba obbedire. Comunque sia. Il rappresentante del generale dell'ordine, anche troppo bene obbedito da sudditi focosi e intemperanti, dà ordine che Giovanni della Croce sia arrestato e incarcerato. Sono tempi in cui la vita della Chiesa è strutturata in modo analogo a quella del Regno e i conventi hanno anch'essi una cella prigione per i frati ribelli. Verso Giovanni però si accaniscono con inusitata ferocia. Bendato e maltrattato come un povero Cristo, lo portano fino a Toledo, dove un convento possente si erge sulle sponde del fiume Tago. Lo rinchiudono in un bugigattolo incavato nel muro, che serve a volte da latrina. Quasi del tutto privo di luce, ha solo una feritoia larga tre dita. Che dà su un'altra stanza. Solo a mezzogiorno Giovanni riesce a leggere il suo breviario, l'unica cosa che gli hanno lasciato. Vi resterà quasi nove mesi. Trattato a pane e acqua. Qualche volta una sardina o mezza, con una sola tonica che gli marcisce addosso senza che gliela possa neppure lavare. Ogni venerdì riceve nel grande refettorio una flagellazione sulle spalle così violenta che anni dopo avrà ancora delle cicatrici non rimarginate. Alla fine i rimproveri più violenti gli dicono che si è riformato soltanto per voglia di comandare o per essere considerato un santo. I pidocchi lo divorano, la febbre lo consuma. Santa Teresa, che sa della situazione, angosciata scrive al re Filippo parole terribili I calzati, cioè i carmelitani non riformati, non sembrano temere che vi sia una giustizia, né Dio. Io sono molto angosciata nel sapere quei padri nelle mani di costoro. Preferirei che si fossero tra i mori, i quali forse ne avrebbero maggior pietà. Ma intanto ecco accadere il miracolo, il rivelarsi della vocazione propria e personalissima di Giovanni della Croce, la decisione con cui Dio affida nelle sue mani, per la Chiesa del suo tempo, un commento vivo al Cantico dei Cantici. Nel profondo dell'abisso, nel buio terribile che l'avvolge anche fisicamente, nel centro oscuro della notte. Dal cuore di Giovanni della Croce nascono le più calde e luminose poesie d'amore costruite con materiale biblico, ma anche secondo lo stile e le forme in uso al suo tempo. Egli le compone a memoria e crea un mondo incredibile di immagini, simboli, sentimenti, un mondo dove la bellezza si fa grido dell'anima che cerca Cristo come la sposa cerca il suo sposo e si fa attrazione inesorabile di Dio che in Cristo cerca la sua creatura. La notte, quella vera e terribile del carcere che cerca di sommergere anche l'anima del povero fraticello perseguitato, gli fanno giungere false notizie per convincerlo che tutto è perduto e che l'opera da lui iniziata è stata ormai distrutta. La notte diventa ora la condizione ineliminabile per incamminarsi verso il mondo della rivelazione di Dio, lasciandosi alle spalle ogni cosa che possa distrarre da questa avventura. È la grande solitudine di tutte le cose, il profondo silenzio dove si sente sgorgare alle fonti stesse l'acqua viva della vita che scende da Dio in noi. E di questo fluire si è certi, anche se attorno è notte. Nel buio, anche se è notte, si sa ugualmente che cielo e terra ne sono dissetati, che la trasparenza dell'acqua non potrà mai essere offuscata e che essa giungerà a dissetare ogni creatura, anche se ora è notte. È il gioco di notte, luminosità, sazietà, che secondo Giovanni della Croce giunge a noi nel rivelarsi di due grandi misteri, la Trinità, flusso onniavvolgente avvolgente di vita, e l'Eucarestia. È la notte, quando tutti dormono e il prigioniero rischia la sua fuga a costo di precipitare, come Giovanni farà pericolosamente, lasciandosi cadere da una finestra sugli spalti rocciosi del Tago. La notte quando nessuno ti scorge e neppure tu vedi nulla, ma nel cuore arde un fuoco che ti fa da guida e illumina più certo della luce in pieno giorno. Nella notte del suo carcere, lungo quei terribili mesi, Giovanni inizia così il suo cammino nel mondo biblico della rivelazione di Dio come se Dio lo avesse lì trasportato per grazia e reso protagonista. Egli si sente come il salmista esule seduto sulle rive dei fiumi di Babilonia, dove tutti gli chiedono i canti di gioia che egli non riesce più a cantare. Lungo le rive dei fiumi che in Babilonia io contemplavo, stavo seduto piangendo, e quella terra irrigavo, di terra mentando mio Sion, mia patria, che tanto amavo. Anche Giovanni ricorda, esule piangente, la sua patria, ma il canto dell'Antico Testamento ha per lui la certezza del Cristo risorto. E fui ferito d'amore, che il cuore mi sradicava, all'amore chiesi di uccidermi, se così a fondo piagava, al fuoco dissi di avvolgermi, ben sapendo quanto avvampava. In me andavo morendo, e solo in te respiravo. Morivo per te volta a volta e per te risuscitavo. Al sole evocarti la vita, smarrivo e trovavo. Allo stesso modo il povero carcerato, chiamato alla luminosità della rivelazione, compone lunghe romanze, dove una certa monotonia delle rime rivela la fatica della memoria, costretta a incatenare assieme verso con verso per non perderne il ricordo. Ricostruisce così il prologo di San Giovanni. In principio era il verbo. Traducendolo in dialogo d'amore tra Dio Padre e il Figlio, e i Vangeli della nascita di Gesù. Tutta la storia viene vista come celebrazione nuziale, organizzata dal Padre che regala al Figlio la sua creazione, e come offerta nuziale del Figlio che dona il suo corpo per redimerla e restituirla al Padre. Nel cuore della celebrazione sta Maria, e sono le ultime parole delle romanze. Maria che guarda con stupore qualcosa fino allora mai accaduto. Il mirabile scambio per cui un Dio fatto bambino piange le lacrime dell'uomo e l'uomo prova in sé la gioia di Dio. Ma soprattutto Giovanni compone le strofe di quel celebre cantico spirituale, che egli stesso non teme di paragonare al cantico di Salomone confessando d'averle scritte, mosso dallo Spirito Santo, al punto che neppure lui stesso potrebbe più darne un'interpretazione adeguata, talmente i versi sono ricchi di abbondante intelligenza mistica. Chi potrà descrivere ciò che egli fa percepire alle anime innamorate dove dimora? E chi potrà esprimere a parole ciò che egli fa loro sentire? E quanto fa loro desiderare? Certamente nessuno lo può, neppure quella persona stessa in cui ciò accade. Giovanni è diventato, per sua stessa ammissione, una di quelle persone che dall'abbondanza dello spirito spargono segreti misteri. Già a livello psicologico è difficile spiegare come possa un uomo incarcerato, ridotto allo stremo delle forze della vita, elaborare una poesia così pura, chiara, ardente, vitale, ricca di immagini, di colori, di suoni, di ricordi, di desideri, di passioni, di impazienza. Ecco soltanto alcuni versi. Tutti quanti divagano, di te infinite grazie raccontando. E tutti più mi piagano a me spenta, lasciando un non so che che vanno balbettando. E ancora, cristallina sorgente, oh! Se nei tuoi riflessi inargentati, formassi di repente gli occhi desiderati che conservo nell'intimo abbozzati. E ancora? L'amato è per me come le alture, le valli solitarie più boscose, le isolate radure, le fonti melodiose, il sussurro dell'arie più amorose, la notte riposata, allor che volge al lume dell'aurora, la musica attenuata nel deserto sonora, la cena che conforta ed innamora. Ancora? Se non sarò più udita, se più non sarò vista né trovata, dite che sono smarrita, che errando innamorata, volli perdermi e venni conquistata. È il canto dell'anima innamorata che letteralmente continua e attualizza, in forma neotestamentaria ed ecclesiale, quella dei Cantico dei Cantici, così come rinnova i numerosissimi commenti che i padri della Chiesa dedicarono a questo libro splendido e misterioso. Quando, dopo nove mesi, trascorsa la festa dell'Assunta di notte e gli riuscì a fuggire dal carcere, rischiando di sfracellarsi sulle sponde rocciose del Tago, Giovanni si rifugiò nel monastero delle Carmelitane di Toledo. Ricordiamo che nei monasteri contemplativi la Chiesa conserva l'immagine viva, dorante del suo essere sposa di Cristo. E poi in quello di Beas. Quando egli giunse nel loro parlatorio le monache lo guardarono smarrite. Era, dissero, come un morto, tutto pelle ed ossa e così sfinito. Che quasi non poteva parlare, magrissimo e di colore cadaverico. Rimase alcuni giorni chiuso in se stesso, parlando così poco che destava meraviglia. Per sollevarlo e colmare quel silenzio, la priora, alla quale in seguito Giovanni dedicherà il commento al suo cantico spirituale, ordinò a due giovani novizi di cantare alcune strofe spirituali. Era un canto malinconico, scritto da un solitario. Le parole dicevano «Chi non ha esperienza di pena, in questa valle piena di dolori, non ha mai assaporato cose buone, né ha mai gustato l'amore, perché le pene sono la veste degli amanti». Ed ecco ciò che accadde raccontato dalle due giovani monache. Fu tanto il suo dolore che incominciarono a scogliergli molte lacrime dagli occhi e scendevano lungo il viso filo a filo. Con una mano s'appoggiò alla grata e con l'altra faceva cenno di smettere il canto. Ma ciò che le sconvolse Fu il motivo per cui Giovanni piangeva. Disse loro che era afflitto nel vedere che Dio gli mandava poche sofferenze perché egli potesse gustare veramente l'amore di Dio. Molti anni dopo, quando la stessa priora gli ricorderà il tempo del carcere, Giovanni, scuotendo dolcemente il capo, le dirà: Anna, figlia mia, una sola delle grazie che Dio mi fece in quel luogo non può essere pagata con una prigionuccia, fosse pure di molti anni. E quel diminutivo dice come la piccolezza soffocante del carcere si fosse tramutata nella sua coscienza e nel suo ricordo in un'esperienza così piccola rispetto alla grandezza del miracolo che vi era accaduto. Noi non possiamo qui seguire tutti gli avvenimenti che segnarono la vita di Giovanni. Dopo il carcere di Toledo gli restano ancora solo 14 anni di vita ed egli li passerà interamente come superiore di molti conventi, generalmente amato e stimato, anche se tenuto un po' sempre in secondo piano, ricercato soprattutto da coloro che gli chiedono di guidarli. Sul cammino verso Dio. Tutti coloro che lo hanno amato testimoniano di aver continuamente verificato un fatto che a noi sembra quasi impossibile. Da un lato, Giovanni vive la croce in tutta la sua assoluta serietà: croce come ascesi, mortificazione, osservanza rigorosa, austerità esigente per sé e per gli altri. Dall'altro però egli fa sensibilmente percepire attorno a sé il germe vivo della resurrezione, come dolcezza, tenerezza, comprensione, capacità di rendere attraente e desiderabile anche il cammino più faticoso e amaro. L'anima innamorata, scrive Giovanni, è un'anima dolce, mite, umile e paziente. È il misterioso innesto del nulla e del tutto ma ciò che non è stato abbastanza compreso e sottolineato nell'esperienza e nell'opera di questo santo è il fatto che non si tratta di un suo sistema ma di una sua originale esperienza del mistero pasquale quella del calvario il carcere da cui è risorta la parola come vivificante poesia ispirata come parola risorta. A tutti Giovanni insegnerà che morire può anche significare vivere, mentre a volte si chiama vita ciò che è soltanto morire. Giovanni della Croce è celebre per aver toccato assieme due vertici apparentemente contraddittori, il vertice della bellezza nei suoi testi poetici e il vertice della durezza ascetica nei testi con cui egli commentò la sua stessa poesia. Ma ciò è comprensibile e giustamente interpretabile solo se si pensa come le due realtà si siano amalgamate prima nell'esperienza della sua infanzia, poi nel primo culmine della sua maturità. Intanto Giovanni continua ad attirare intorno a sé anime a cui far gustare e rivivere la sua stessa esperienza, quella che appartiene costitutivamente alla Chiesa sposa di Cristo. I monasteri fondati da Teresa, e che vivono del suo spirito e del suo stile, si protendono naturalmente ad accogliere e desiderare la guida di Giovanni della Croce. Ed è per loro che egli accetta di manifestare, per così dire, la straordinaria e strana esperienza da cui nasce il suo magistero spirituale. Poiché glielo chiedono le persone che egli più ama, egli farà, per tutta la vita che gli resta, la fatica di riprendere la sua parola poetica e di tentarne una spiegazione, un commento. Utilizzando tutto quello che sa, tutta la teologia che ha studiato, tutte le analisi teologiche, filosofiche e psicologiche di cui è capace, e Giovanni ha un'intelligenza e una forza argomentativa straordinarie, nel tentativo di spiegare l'indicibile. E così egli accetta, per amore della sposa di Cristo, di sminuzzare poveramente in concetti e principi e conseguenze la sua stessa intatta poesia. Diciamo poveramente perché si tratta di intaccare la perfezione biblica e poetica della parola che gli è stata suggerita dallo spirito. Anche se, dal punto di vista del lavoro culturale, i suoi trattati non sono certo privi di genialità e di potenza intellettuale. Vengono così composti i più noti trattati ascetici. Mentre sta ancora commentando la poesia luminosa del cantico, scrive paradossalmente in libertà una nuova poesia che rievoca l'esperienza terribile e affascinante della notte in cui occorre rischiare la fuga per cercare l'amore. Anche questo nuovo testo poetico viene commentato, quasi simultaneamente al primo, in due celebri trattati, la Salita al Monte Carmelo e La Notte Oscura, che tra loro formano un'unica opera in due tempi. Così i commenti, già nella loro genesi, sono intrecciati tra loro ed è impossibile sia separarli che assegnare priorità indiscutibili. Morte e resurrezione hanno certo un ritmo e una sequenza evidenti, ma l'anima che entra nel mistero pasquale deve lasciarsi assimilare contemporaneamente dal Cristo vivo, crocifisso e risorto e ciò che Egli le chiede, le imprime, è di volta in volta esatto e spiegato solo dall'amore. Così i trattati composti da Giovanni della Croce nella loro strana e difficile armonia esprimono anche esteriormente che in essi ci si accosta al più indicibile dei misteri. Per Giovanni della Croce si tratta di un lavoro assai sofferto, approfondisce quanto più possibile i concetti, senza mai riuscire a cogliere il fondo della sua stessa poesia, delle sue stesse immagini e intuizioni. Schematizza le idee con rigore, senza mai riuscire ad essere esaustivo e del tutto limpido. Spiega, nel senso proprio originario, di cercare tutto l'esplicitarsi delle distinzioni, delle possibilità, percorrendo tutte le strade del pensiero e finendo per perdersi, a volte spiegando troppo e con troppe digressioni, a volte troppo poco. Commenta la poesia con la prosa, accorgendosi che la prosa, con la sua ferrea logica, lo costringe persino a cambiare l'ordine secondo cui è sgorgata da prima la poesia. Riscrive più volte i commenti senza mai esserne soddisfatto e finendo comunque per interromperli bruscamente. Perfino l'ultimo grande trattato, quello sulla poesia, Fiamma viva d'amore, anch'esso redatto due volte, nella prima stesura si chiude bruscamente, mentre Giovanni tenta di commentare quel suo splendido verso in cui l'anima dice allo Spirito Santo: Come teneramente mi innamori, e si chiude quasi con durezza, così lo Spirito Santo riempie l'anima di bontà e di gloria. Innamorandola così di sé, immergendola nelle profondità di Dio, più di quanto si possa dire o sentire. Perciò smetto qui. Tanto che nella seconda stesura dovrà addolcire e correggerà, innamorandola di sé, più di quanto si possa dire o sentire, immergendola nella profondità di Dio, a cui sia onore e gloria. Amen. Intendiamoci bene, i commenti teologici con cui Giovanni della Croce spiega la sua stessa poesia sono opere di incredibile profondità e lucidità. Tuttavia ha ragione von Baltasar quando dice tutto è bello è vero, ma come va disperatamente zoppicando dietro alla visione. Giovanni ha interamente ragione quando presenta la parte dottrinale della sua opera. Come un commento incerto e deteriore della sua poesia. Si può forse applicare a questa situazione vissuta da Giovanni quello che egli dice del Padre celeste, il quale, dopo aver pronunciato la sua parola, verbo, non vorrebbe più essere interrogato. Se io ti ho detto tutta la verità nella mia parola, cioè nel mio figlio, e non ho altro da manifestarti, come ti posso rispondere o rivelare qualche altra cosa? Fissa gli occhi in lui solo, nel quale ti ho detto e rivelato tutto, e vi troverai anche più di quanto chiedi e desideri. Allo stesso modo, per una non debole analogia, Giovanni, Intuisce che dopo aver pronunciato le parole d'amore, dopo che lo Spirito Santo ha ispirato in lui nuovamente la parola rivelata del Cantico dei Cantici, facendole echeggiare nel suo cuore e nella sua poesia, non bisognerebbe né chiedere né aggiungere altro. Noi penseremmo che a questo punto un uomo debba essere giunto ormai al culmine della sua esperienza spirituale, ma già la Bibbia ci insegna che nessun uomo, finché vive, può dire di aver completamente assimilato il mistero della croce e della resurrezione. Completo nella mia carne, diceva San Paolo, ciò che manca i patimenti di Cristo. Come all'inizio della sua vita dunque, e come nel suo culmine, Così, verso la fine dei suoi giorni, Giovanni della Croce si trovò nuovamente di fronte a quel mistero di morte e resurrezione al quale si era consacrato. Per una serie di malevole incomprensioni, alcuni dei suoi confratelli, questa volta non i frati che rifiutavano la riforma, ma i suoi stessi scarzi, quegli che egli aveva formati, che egli amava come figli, quelli di cui era così fiero che diceva che era la più bella gente che c'era nella chiesa. Alcuni dunque gli si rivoltarono contro. Molti si strinsero attorno a difenderlo, ma i pochi che gli volevano male avevano in mano il potere e qualcuno di essi cercò perfino di togliergli l'abito e di cacciarlo dall'ordine. Ma durante quei giorni penosissimi nessuno riuscì a sentire da Giovanni una critica o un'autodifesa. Una sola volta lo sentirono mormorare il versetto di un salmo che dice I figli di mia madre hanno lottato contro di me. Privato di ogni carica, Vive con tranquillità la vita di ogni giorno, lavorando con gioia e umiltà, come sempre fatto. In una lettera scritta in quei giorni, dice: Stamane siamo stati a raccogliere i ceci, tra qualche giorno li battiamo. È bello prendere in mano queste creature morte, meglio che essere manipolati da quelle vive. Sono le uniche riflessioni che si permette sulla terribile ingiustizia di cui è vittima. Lo stanno calunniando nel modo più infamante, terrorizzando le monache perché lo accusino di condotta immorale. Ma non si tratta di apatia filosofica o ritrosia sdegnosa. Egli soffre indicibilmente, ma non accusa nessuno né si difende. Un giorno... Uno dei religiosi che gli è più affezionato col pianto negli occhi gli dice «Padre mio!» come la perseguita al padre Diego Evangelista. Potrebbe essere il momento dello sfogo, ma ciò implicherebbe un giudizio amaro su chi è comunque per allora suo superiore. Giovanni della Croce Guarda il suo giovane confratello al quale tante volte ha insegnato l'obbedienza della fede e dice Queste parole mi hanno dato più dolore di tutta quella persecuzione. Ad una suora che ugualmente gli scriva accennando a ciò che gli accade consiglia Non pensi ad altro se non che tutto è disposto da Dio. E dove non c'è amore, metta amore. E ne riceverà amore. Quando tutto andava bene, in una sua piccola opera intitolata Cautele, Giovanni della Croce aveva insegnato, Che tu non consideri mai il tuo superiore meno di Dio, perché Dio lo tiene a quel posto. Intanto, da alcuni anni, Giovanni della Croce ha tra le mani l'ultima sua opera, la fiamma viva d'amore, a cui dà gli ultimi ritocchi proprio negli ultimi mesi di vita. L'amore che lega Dio alla creatura e la creatura a Dio non è più un cammino, non è più una ricerca ansiosa, ma un possesso totale e ardente. È lo stesso Spirito Santo che si unisce all'anima e arde in lei. Finché ambedue sembrano divenuti un'unica indistinguibile fiamma. Non è affatto uno stato ozioso, ma una festa dello Spirito Santo, celebrata nel più profondo centro dell'anima, che viene colmata da ogni possibile gioia, vibrazione, fervore, splendore, glorificazione. È l'abbraccio di amore più intenso che sia possibile in questa terra e che coinvolge tutta la realtà. Dio si sveglia, per così dire, nell'anima e tutta la creazione si sveglia in lei. Solo un leggerissimo velo separa la creatura dalla vita eterna. Un velo che sta per lacerarsi. Resterà per noi misterioso come appunto tale l'unità del mistero pasquale, come sia stata possibile questa coincidenza nel cuore di Giovanni tra la più alta e gioiosa esperienza mistica e la più avvilente esperienza terrena di tradimento, di infamia e di sofferenza interiore e fisica. A 49 anni Giovanni si ammala gravemente. Nel collo del piede gli si apre una piaga tumorale che non vuol guarire. Gli offrono di scegliersi un convento dove farsi curare ed egli sceglie l'unico in cui domina un priore che gli vuol male. Costui gli assegna la cella più povera e stretta. Trascura di procurargli i rimedi necessari, gli rinfaccia volentieri il misero costo delle cure e impedisce agli amici di rendergli sollievo. Il male si estende e le piaghe gli distruggono il corpo. Al medico che lo deve ripetutamente medicare raschiando l'osso vivo, sembra impossibile che si possa soffrire tanto e con tanta pace. Giovanni percepisce totalmente il dolore. L'essere così strettamente unito a Dio, trasformato in amore, non può né deve togliere nulla alla sua realistica imitazione di Cristo crocifisso. L'immedesimazione è così piena che egli arriva a commuoversi, durante una meditazione, nel guardare il suo povero piede piagato perché gli sembra di vedere quello trafitto di Cristo. Intanto, la morte si avvicina. È il venerdì 13 dicembre 1591. Giovanni è convinto che morirà al sorgere del sabato, giorno dedicato alla Vergine Santa del Carmelo. La sera prima egli si è riconciliato col suo priore. Con una verità che per noi è difficile persino immaginare, lo ha fatto chiamare, gli ha detto padre l'abito della Vergine che ho portato e del quale mi sono servito, dato che io sono povero e mendicante e non ho nulla con cui essere sepolto. Per l'amore di Dio io supplico vostra reverenza di darmelo per carità. Il priore lo benedisse, sconvolto, e uscì dalla cella. Poi... Lo videro piangere, come se uscisse da un sonno letargico e mortale. Nel tardo pomeriggio si fece portare l'Eucarestia, pronunciando parole tenerissime e prima che portassero via l'ostia santa disse Signore, ormai non vi vedrò più con gli occhi del corpo. La notte si avvicina e Giovanni assicura che egli andrà a cantare il mattutino in cielo. Verso le undici e mezzo i religiosi del convento sono attorno al suo letto e Giovanni chiede di recitare il De Profundis. Egli lo intona e i frati rispondono versetto per versetto. Poi si continua coi salmi penitenziali. Accanto a lui è giunto il padre provinciale, il vecchio padre Antonio di 81 anni, col quale aveva iniziato la prima fondazione di Doruelo, e costui crede di dargli conforto rammentandogli quanto ha dovuto faticare per la riforma dell'ordine. Padre, gli dice Giovanni, non è il momento di parlare. Solo per i meriti del sangue di nostro Signore Gesù Cristo io spero di salvarmi. Iniziano le preghiere per gli agonizzanti. Giovanni le interrompe e dice Non ho bisogno di questo. Padre, mi lega qualcosa del cantico dei cantici. E mentre quei versetti d'amore risuonano nella cella del morente, Giovanni sembra incantato e sospira. Che perle preziose! A mezzanotte suonano le campane di matutino e appena il morente le ode esclama per la gioia: Gloria a Dio, andrò a cantarlo in cielo!. Poi guardò fissamente i presenti come per salutarli, baciò il crocifisso e disse in latino: Signore nelle tue mani affido il mio spirito, così morì e i presenti raccontarono di una luce dolce e di un intenso profumo che riempì la stanza. Non era suggestione, dato che, già quando 14 anni prima il suo corpo si consumava nella prigione di Toledo. Il carcere era stato riempito di luci, di profumi, di immagini. Giovanni della Croce aveva così compiuto la sua missione. Per una particolare grazia di Dio, in un modo unico nella storia della Chiesa, Giovanni aveva dato la sua esistenza, la sua esperienza, la sua carne al Verbo di Dio, perché potesse nuovamente risuonare come parola d'amore anche nella sua forma poetica. E la carne si è fatta verbo, come risposta d'amore al verbo che si è fatto carne. A conclusione rileggiamo per convertire il nostro cuore uno dei più bei testi di Giovanni della Croce, quello con cui egli termina l'orazione dell'anima innamorata. Perché indugi a lungo, potendo tu subito amare Dio dentro il tuo cuore. Miei sono i cieli e mia è la terra. Miei sono gli uomini, i giusti sono miei e miei i peccatori, gli angeli sono miei, e la madre di Dio tutte le cose sono mie. Lo stesso Dio è mio ed è per me, poiché Cristo è mio, e tutto per me. Che cosa chiedi dunque e che cosa cerchi, anima mia? Tutto questo è tuo e tutto per te. Non ti fermare in cose meno importanti e non contentarti delle briciole che cadono dalla mensa del Padre tuo. Esci fuori e vai, superba della tua gloria, nasconditi in essa e gustala e otterrai ciò che chiede il tuo cuore.